tutto qua. L'attività principale che praticamente facevamo proprio come attività era il mosaico. Il nostro mosaico, a differenza dei mosaicisti di Ravenna, di Strindbergo e altre realtà, che sono ripetitive nel campo del mosaico tradizionale fatte nel millennio eccetera, io ho fatto un mosaico innovativo tridimensionale anche, e anche una linea diciamo d'arredamento, insomma. Quindi la linea d'arredamento serviva per mantenere la forza lavoro, e con l'avvento dei cinesi che hanno preso quella parte lì, siamo stati costretti a chiudere, quindi oggi siamo, l'azienda non esiste più. E quindi faccio qualcosa a livello personale. Così. Questo mosaico qui rappresenta praticamente non il Cristo religioso come si intende, diciamo, ma rappresenta l'uomo che praticamente trasformò, si impose di creare una certa giustizia, di non essere più una civiltà violenta di guerra eccetera eccetera, e quindi per me questo rappresentava questo signore qua, a differenza delle varie religioni che poi magari se ne sono anche appropriati eccetera. Quindi lui che cosa fa? In pratica c'è il punto dove si incontra le traiettorie del compasso molto più chiaro, quindi è la luce, e dice agli uomini della terra, perché lui sta in terra, di andare verso la luce, quindi di purificarsi interiormente, e quindi praticamente di raggiungere quella, diciamo, quella personalità, quella stabilità mentale di uomo non violento, di uomo costruttivo, di uomo diciamo, che si propone come oggi attualmente alcuni volontari che si adoperano per il bene degli altri. Questo è tutto. Thank you.